Benvenuti al nostro appuntamento con Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Barbara Lapini, nutrizionista, dietista e ospite quest'oggi in studio, un volto molto conosciuto per la nostra emittente perché Barbara partecipa frequentemente alle nostre trasmissioni. Perché oggi ci occupiamo di alimentazione? Perché ovviamente stiamo risentendo un po' le conseguenze del cambio di stagione e quindi dobbiamo avere anche alcune accortezze sul modo con il quale alimentarci, soprattutto per prevenire o limitare quantomeno possibili disturbi di stomaco, ma non solo di stomaco. Qual è l'alimentazione consigliata in questo periodo per prevenire o limitare i disturbi di stomaco o comunque qualsiasi disagio fisico? Eh sì, nei cambi di stagione è conosciuto che tutto quello che sono i disturbi gastrointestinali vanno a peggiorare tantissimo, quindi nei cambi di stagione colite, gastrite, tutto quello che ne consegue sono delle, diciamo, delle noie veramente importanti, quindi per riuscire comunque a favorire la digestione bisognerebbe mangiare in maniera frazionata durante il giorno, poco e spesso, quindi si ritorna ai 5 pasti: colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. Ovviamente una colazione abbondante ma non troppo, ricco di carboidrati e quindi anche frutta e verdura, perché no, fin dall'inizio, magari con un estratto, 2 piccoli spuntini e una concentrazione più importante di calorie e anche carboidrati a pranzo, un pochino più leggera a cena. Ovviamente bisognerebbe favorire molto gli alimenti cucinati in maniera molto semplice, aggiunti di olio a crudo e soprattutto senza grandi cotture prolungate, soprattutto perché comunque il prolungare una cottura, l'esposizione al calore di alimenti e di olio può portare comunque alla degenerazione e a una difficoltà di digerire gli alimenti più importante. Ecco, dobbiamo dire che questi sono rimedi, misure preventive più che altro, ed è necessario comunque limitare anche forse il consumo di alcuni alimenti. Esatto, alcuni alimenti possono essere dei veri e propri irritanti, ad esempio il caffè o il tè, se abusati a livello gastrico possono sia aumentare la secrezione gastrica ma anche addirittura aumentare il bruciore, tra virgolette, no? Il mal di stomaco, le contrazioni eccetera eccetera, ma anche ci sono delle spezie che possono creare delle problematiche allo stomaco, ad esempio il pepe, quindi alimenti troppo peposi possono dare fastidio, mentre altri invece possono dare sollievo. Basti pensare a dei semini come quelli del finocchio, di cumino e altre erbe aromatiche come ad esempio il basilico, che può addirittura essere digestivo, quindi a volte basterebbe conoscere anche un pochino di più le nostre erbe aromatiche, i nostri condimenti come le spezie, per addirittura oltre che dare sapore aiutarci a curarci e prevenire e addirittura anche curare in maniera leggera quello che sono le problematiche più lievi. Ci sono alcuni alimenti che sono tradizionali, fanno parte cioè del nostro vissuto, penso per esempio alle castagne. Eh sì. Ecco, in questo periodo le castagne possono essere utilizzate e come eventualmente? Tenendo conto che siamo sempre un alimento ricco di amido. Esatto, quindi. Esatto. Quindi un alimento ricco di carboidrati è un alimento ricco di energia, non a caso l'albero del castagno, era detto anche all'albero del pane, perché dà molti carboidrati, quindi è un alimento simile al pane e alla pasta, dà energia, quindi potrebbe essere utilizzato nei pasti principali, perché no? Ovviamente bisognerebbe riuscire a ridurre un po' la pasta o un po' il pane, quindi anche persone che hanno problematiche di peso possono concedersele se riducono un po' questi alimenti. Ovviamente possono essere un po' indigeste le castagne, quindi fin dall'antichi si sa benissimo che i nostri nonni ad esempio cuocevano le castagne con il finocchio, che è un noto digestivo appunto per le ballotte, per questo, le ballotte, le famose ballotte, sì. Che possono essere pesanti ma con l'aggiunta di finocchio possono essere più digeribili. Ecco, la domanda che ti volevo rivolgere sì. è una conseguenza. Quindi perché è preferibile utilizzare, preferire i cibi di stagione? Perché la verdura e la frutta hanno, quando sono colti da poco e hanno fatto proprio poco percorso dal campo alla tavola, hanno più forti i loro nutrienti, le loro capacità di farci del bene sono intatte, sono alla loro massima potenza, quindi più tempo passa dalla raccolta al mangiare sicuramente e peggio è per la qualità e la quantità di nutrienti. Quindi
non ti dico proprio prendere le cose dall'orto, ma sicuramente non far passare più di 3-4 giorni dalla raccolta. Metti in evidenza un aspetto abbastanza importante, molto importante anzi, vale a dire il cibo meno è rielaborato, esatto, e più conserva le sue proprietà, esatto, anche perché le vitamine sono termolabili, fotosensibili, idrosolubili, quindi questo cosa vuol dire? Che al sole e al calore e quindi anche alla temperatura di un fornello si degradano. Se si apre ad esempio una verdura, essendo fotosensibile la vitamina si distrugge o comunque ne prende, perde parte di quello che sono le sue capacità, come del resto si ossida, e quindi di conseguenza meno gli si fa la verdura e la frutta e meglio è sicuramente. È il periodo, Barbara, nel quale si tendono i teli sotto gli olivi e con gli strumenti più o meno all'avanguardia si provvede al raccolto delle olive, indipendentemente dal fatto che questo raccolto sia positivo o negativo. Ma olio quale è meglio e quanto soprattutto consumare per la nostra alimentazione? L'olio di parte, ma anche dal punto di vista del mio lavoro, devo e voglio consigliare rigorosamente l'olio extravergine di oliva, perché non esiste, come si sente spesso dire, un olio più o meno leggero. Un olio è un grasso puro, quindi che sia di un vegetale o di un altro, a livello di quantità di calorie e di grassi, bene o male, sono le stesse, quindi non ce n'è uno che fa ingrassare più di un altro o meno di un altro. Ovviamente quello che lo compone è che fa la differenza, e per quanto riguarda il condimento a crudo non c'è niente di meglio di un buon olio extravergine di oliva, possibilmente delle nostre zone, visto che siamo nella patria, diciamo, dell'Italia, un po' in tutto il bacino mediterraneo, ma in particolare possiamo dire la Toscana è il posto più, diciamo, più buono dove prendere questo prelibato medicamento, perché non è soltanto un alimento l'olio extravergine d'oliva, può essere considerato proprio un medicamento perché le sue proprietà sono quelle di un antiossidante potentissimo, quindi ci aiuta per la prevenzione di tante malattie, ci aiuta ad esempio a aumentare il colesterolo buono e a abbassare quello cattivo, però anche se ha tante proprietà nutrizionali positive bisogna considerare che essendo ricco e praticamente essendo un grasso puro ne dobbiamo consumare in quantità, diciamo, ridotta, il poco ma buono. L'olio toscano è sicuramente di notevole qualità. Diciamo che dal punto di vista quantitativo la Toscana forse non è la regione italiana che ne produce di più. Penso per esempio alla Puglia che ne produce in quantità, anche se le caratteristiche dell'olio pugliese sembra siano un po' diverse dal nostro, vale a dire tende a essere un olio più grasso probabilmente rispetto a quello toscano, per non parlare poi in ambito europeo dell'olio spagnolo, la Spagna produce una quantità notevolissima. Educazione alimentare, a chi rivolgersi? Come è possibile avere delle indicazioni utili dal punto di vista alimentare e chi sono le persone alle quali rivolgersi? Ma in realtà tutti noi dovremmo fare educazione alimentare, dagli insegnanti a scuola, ai nonni, alle mamme, ai nutrizionisti, ai medici di base, ai pediatri. Perché? Perché l'alimentazione, quando è sana, fa proprio salute, predispone per il mantenimento della buona salute, riattiva i processi del nostro organismo per riacquistare salute e soprattutto, bene o male, ci predispone a vivere una vita qualitativamente migliore. A chi è rivolta? Beh, è rivolta a tutti, perché ognuno di noi ha bisogno di fare un'alimentazione equilibrata e sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, e non è mai troppo tardi per incominciare a farlo, quindi perché no agli anziani anche, ma ai bambini, che sono elementi più fresche presso le quali possono certi concetti attecchire con molta più facilità e spontaneità e naturalezza, quindi l'educazione alimentare rigorosamente sempre. Barbara, da una parte c'è una merendina e dall'altra c'è una fetta di pane con l'olio. Come riesci a convincere magari un bambino di preferire la fetta di pane con l'olio rispetto alla merendina? Ma in realtà basta mettergliela davanti, c'è poco da convincere. Il bambino, come l'adulto, ama le cose semplici e
senza grandi, diciamo, insistenze a un bambino, quando gli metti davanti un pochino di pane con l'olio, ma soprattutto glielo fai preparare, il problema non gli si pone assolutamente mai, ecco. Quindi a volte siamo noi che ai nostri bambini gli mettiamo addosso troppe limitazioni, quindi cerchiamo degli alimenti, specialmente nel caso del bambino disappetente, un pochino più saporito, cosa che è abbastanza frequente, ma purtroppo anche molto sbagliata, perché li abituiamo a sapori troppo forti che non fanno più riconoscere il sapore originario delle cose, e quindi le cose poi troppo elaborate, si è detto, fanno male, e quindi bene o male li predisponiamo a mangiare cibi che contengono questo grande sapore, questi grandi sapori intensi, quindi ricchi di sali, ricchi di grassi, ricchi di zuccheri semplici, e quindi dipendenze. Il rapporto con il pane, sì, deve essere un rapporto, direi, corretto, cioè mangiarne in giusta quantità, preferire però il pane con farina? Di grano, diciamo di grani antichi, che hanno sicuramente meno glutine, hanno molte più fibre, ritornare un po' a cercare il pane che ha lievitazione naturale, che bene o male ha già fatto tutte le sue, i suoi processi in lievitazione, e a quel punto potremmo utilizzare un prodotto che è molto più digeribile e dà molte meno problematiche, perché purtroppo si sente dire spesso che chi mangia il pane ha problemi di gonfiore piuttosto che difficoltà a digerire, eccetera eccetera. Questo può essere vero, a volte questo è legato sia alle farine che vengono utilizzate, ma anche spesso ai lieviti o alla troppo fretta avuta nella lievitazione anche di pizza e quant'altro. Quindi cercare di avere delle informazioni, le etichette e comunque il rapporto con il negoziante che conosce il prodotto sicuramente ci può aiutare a scegliere un pane che può essere digeribile e al tempo stesso buono, anzi soprattutto digeribile e buono per la nostra tavola. E per fortuna in provincia di Arezzo ce ne sono diversi, ecco, di pani anche di buona qualità. Bene, possiamo terminare qui la prima parte di Linea Diretta, spazio alla regia, ci rivediamo poi per la seconda parte, a tra poco. Seconda parte di Linea Diretta, parliamo di alimentazione di stagione insieme con Barbara Lapini, dietista. Abbiamo approfondito già alcuni aspetti, per esempio come prevenire i mali di stagione, qual è la dieta consigliata, quali sono soprattutto gli alimenti da utilizzare, da preferire, perché preferire quelli di stagione. In fondo abbiamo parlato poi anche delle castagne, abbiamo parlato dell'olio, quale è meglio e quanto consumarlo e soprattutto come consumarlo. Però abbiamo parlato, anche abbiamo introdotto un altro argomento, che è quello dei frutti di stagione, Sì. Pensiamo ai pomi, pensiamo agli agrumi di fatto. Come vanno consumati, quanto uso se ne deve fare di pomi, di agrumi e comunque di frutti di stagione? Allora, di frutta in realtà viene consigliata una quantità di almeno 3 frutti al giorno. Ovviamente non devono essere esagerate queste proporzioni, perché comunque, soprattutto queste quantità, perché il frutto contenendo zucchero, se ne viene introdotta una grande quantità, ovviamente porta a un aumento di peso, a un'introduzione eccessiva di zuccheri. Quindi 3 frutti al giorno. Nel caso dei pomi sono molto, molto ricchi di potassio, molto ricchi di zucchero. Ecco, però Barbara, anche il colore tradisce un po', cioè fa capire qual è anche la composizione, no? Dal punto di vista delle vitamine all'interno. Esatto, i colori intensi, di solito l'arancione, il rosso, il verde scuro, fanno percepire che in quell'alimento è presente il carotene, il beta-carotene, e quindi di conseguenza la vitamina A è importante per le unghie, per i capelli, per la pelle assolutamente. E la vitamina C invece si riconosce per il sapore acidulo, ad esempio degli agrumi, e quindi di conseguenza se si vuole fare un'integrazione mirata bisognerebbe mischiare sapore acidulo e diciamo colori intensi. In alcune situazioni questa cosa equivale, ecco, e quindi c'è cioè, sia l'uno che l'altro. E il mercato, che è furbo, ha messo da alcuni anni, non molti in verità, in commercio un prodotto: arancia, carota e limone. Esatto, abbinando, esatto. No, esatto. Cosa che era sconosciuta prima praticamente, perché si preferiva o l'arancia o il limone, la carota non credo, forse frullata qualche volta. Esatto, in qualche nel caso dei bambini e nel poi soprattutto cotta. Soprattutto adesso il mercato evidentemente ha fatto
questo passo in avanti. Che infatti sono ricchissimi antiossidanti, i famosi ACE, no? Sono dei succhi, o comunque che possiamo fare anche noi rigorosamente, diciamo, in casa e bevuti subito dopo l'immediata preparazione, perché contengono una quantità esagerata di vitamine e soprattutto antiossidanti, anti-age, e aiutano assolutamente il nostro sistema immunitario a rafforzarsi e soprattutto a ristabilirsi, come nel caso dei nostri bambini, per esempio, chi non ha fatto al proprio figlio o al proprio fratello, ad esempio, una spremuta di arancia piuttosto che di limone, proprio per un brutto, diciamo, raffreddore, una tosse o anche una febbre, perché no? O anche una febbre. Le nostre cantine sono un patrimonio, perché custodiscono quantità di vino enorme e di grande qualità. E come dobbiamo regolarci con il consumo di vino? La regola dice un bicchiere a pasto. Esatto, esatto. Si consiglia, allora, l'uomo sicuramente una quantità leggermente superiore rispetto alla donna, perché comunque ha un metabolismo dell'alcol molto diverso rispetto appunto alla donna, e quindi se ne è prevista una quantità di 330 cc al giorno, e quindi equivale appunto a un bicchiere. Però il bicchiere è pericoloso, un po' come il discorso del mettere a occhio un po' le cose, no? Perché il bicchiere può essere in tanti modi, può essere grande, può essere largo, può essere stretto, quindi in realtà bisognerebbe quantificare anche il vino, e soprattutto un modo per poterlo bere e per evitare grandi eccessi o comunque di superare la quantità, che poi non è poi così tanta quella di cui noi possiamo diciamo beneficiare senza avere controindicazioni, è quella del avere due bicchieri a tavola, il famoso bicchiere da acqua, dove uno mette l'acqua per dissetarsi, e il bicchiere da vino, dove uno mette la quantità esatta che gli serve e lo degusta durante il pasto, in maniera tale che lo finisce meno velocemente, se lo fa durare lo accompagna per tutto il pasto, perché se uno si disseta, come spesso capita, con il vino rischia di berne anche una quantità superiore a quella che serve e che fa bene. Questa è la regola del perfetto comportamento. Sì. Permettimi, dubito che sempre sia possibile. Perché evidentemente quando c'è il bicchiere di vino a tavola e chi ha desiderio proprio di berlo, forse non ha bisogno di avere un secondo bicchiere accanto, voglio dire. Certo, no? Però è anche vero che poi questo permetterebbe di berlo, anche, no, ovviamente problematiche relative a problemi di salute, di poterselo bere anche tutti i giorni, perché no? E quindi basta appunto controllare la quantità e magari anche la qualità, perché giustamente anche la qualità fa la differenza nel bere un qualche cosa che ci possa far bene o meno, ecco. Le tecniche di conservazione dei prodotti sono molto migliorate negli ultimi anni e ci danno la possibilità di avere a disposizione anche durante il periodo natalizio frutti che non appartengono a quella stagione, sono di altre stagioni evidentemente. Le fragole a Natale, ecco, sembra quasi un paradosso, però in realtà oggi è possibile, possibilissimo. Esatto, sì, io diciamo giustamente come si diceva prima, l'avere fragole o frutta che è fuori stagione nei momenti più diciamo fantasiosi dell'anno è sicuramente un qualche cosa che condiziona un po' anche i nutrienti di cui che noi assumiamo, quindi si è detto che la frutta e la verdura bisognerebbe consumarla nel giro di poco rispetto a quello che è la sua raccolta. Il problema è che se io prendo un frutto che non è di quella stagione, o lo hanno conservato a temperatura controllata e atmosfera controllata per poi portarlo dopo tanto tempo sulle nostre tavole, oppure l'hanno coltivato in qualche maniera un pochino, diciamo, non proprio naturale. Quindi di conseguenza era questa la motivazione dello scegliere sempre frutta e verdura di stagione. Un invito appunto è a cercare di capire che cosa è di frutta di stagione e verdura di stagione, perché purtroppo ne abbiamo perso un po' la conoscenza, quindi o guardiamo su internet per vedere la stagionalità della verdura, o apriamo la finestra o facciamo un giro nelle nostre campagne, visto la nostra meravigliosa posizione, e vediamo che cosa c'è negli alberi, nelle serre, piuttosto che nei campi dei nostri contadini, insomma. Stagione dei funghi questa anche, e quindi occorre, così possono rappresentare un'alternativa. Però ecco, in verità l'invito che volevamo lanciare era anche quello di far verificare sempre e comunque in qualsiasi situazione la commestibilità del fungo, perché purtroppo siamo costretti spesso, sovente, a riferire anche di purtroppo incidenti che accadono e anche casi di avvelenamento. E con i funghi come ci si deve comportare dal punto di vista alimentare, intendo?
I funghi sono un alimento che è estremamente povero di calorie, sono ricchissimi di sali minerali e tantissima fibra, quindi teoricamente ne possiamo mangiare anche abbastanza liberamente se si guarda dal punto di vista della dieta, diciamo della perdita o meno di peso, però bisogna pensare sempre che una quantità esagerata è un impegno importante per il nostro fegato e quindi di conseguenza anche di quelli prenderne meno, più saporiti e di qualità, più naturali possibili. Ovviamente va fatta attenzione alla somministrazione di funghi anche commestibili, purché se ne siamo diciamo, assicurati in maniera certa che siano commestibili, diciamo, bisogna stare attenti alla quantità fornita, ma soprattutto alla fornitura nei confronti dei bambini e degli anziani, perché appunto la digestione, la digeribilità del fungo può essere impegnativa per un organismo un po' debilitato oppure in accrescimento potrebbe essere diciamo, un pochino più faticosa. Ecco, il mercato ci dà la possibilità di avere a disposizione anche delle primizie, che possono essere comunque tranquillamente utilizzate per la cucina anche in questo periodo. Ecco sì, assolutamente, anzi il poter riuscire comunque a andare nel campo e a sbirciare quello che c'è e poi comunque approfittare di consumare la frutta e la verdura di stagione magari proprio del proprio territorio a chilometro zero è sicuramente qualche cosa che dovrebbe ritornare a far parte della nostra cultura, cioè, quindi andare almeno a cercare cose strane, cose esotiche, perché poi fanno tanti chilometri, quindi aumenta l'inquinamento, aumenta l'impoverimento dei nutrienti all'interno di quell'alimento, eccetera, eccetera, e ritornare ad esempio agli alimenti che più appartengono, quindi la stagionalità la deve fare assolutamente da padrona e poi ci può stupire anche un alimento dei nostri tempi, delle nostre zone, se servito in maniera particolare, quindi evitiamo di stravolgerci l'esistenza con cose esotiche troppo frequentemente e magari andiamo a rivalutare quelle che sono le nostre tradizioni, appunto anche arricchendo un piatto con frutta e verdura in maniera estrosa, perché no? Se può essere l'esoticità affidata alla nostra fantasia nel cucinare i nostri alimenti. Ecco Barbara, è un luogo comune quello di dire che il periodo invernale è il più difficile per le diete? Diciamo, purtroppo non è un luogo comune, perché comunque quando uno parla di dieta ipocalorica, dieta dimagrante, l'inverno è un periodo un pochino più difficoltoso, perché innanzitutto il freddo riduce la possibilità di fare attività fisica, quindi la possibilità di smaltire vari eccessi, che è più facile fare, perché si sta più in casa, ci annoiamo di più e di conseguenza i cibi possono essere un buon diciamo, modo per poter far passare il tempo, non solo, le elaborazioni sono più diciamo, importanti e più ricche. Una pasta al forno non ci verrebbe mai in mente di prepararla in estate, d'inverno invece ben volentieri. Magari d'estate un riso freddo. Un riso freddo, anche se in estate ci sono altre problematiche, ad esempio le uscite, ce ne possono essere troppe, quindi anche se facciamo un movimento ci sono più barbecue con gli amici, piuttosto. Sì. Quindi volendo però, il problema ecco, per stare no, attenti c'è forno, sempre. No pasta al forno, no polente. No, sì, polente, sì, assolutamente. D'inverno sì, d'estate no. D'estate no, ma d'inverno sì, però in quantità, un po' come per l'olio, in quantità ridotta, ben controllata e poi meno quantità, però gustandosela senza tanti sensi di colpa, perché ovviamente se io ho l'idea di non dover mangiare la pasta al forno e la mangio e mi sento in colpa, a quel punto lì sono spinta anche magari a farmici del male, a non godermela. Un po' di tutto non ha mai fatto male niente a nessuno, insomma. Comunque ecco, sempre consigliabile in qualsiasi periodo dell'anno il consumo delle verdure, perché sono direi dei moderatori, no, dell'appetito, quindi riescono comunque a bilanciare. Bene, siamo arrivati alla fine di questa piacevole conversazione con Barbara Lapini, abbiamo parlato dei cibi di stagione e abbiamo anche avuto la possibilità di ascoltare alcuni consigli, alcuni suggerimenti che Barbara, alla luce anche della sua esperienza professionale, ha voluto dare e darci. Termina qui Linea Diretta di quest'oggi. Grazie della cortese attenzione e ci rivediamo ai prossimi appuntamenti. Arrivederci. Grazie a voi.